Eccoci usciti. Oggi grande giorno perché Reda, che avete conosciuto ieri, è un videomaker e mi farà un video. Sarò in imbarazzo davanti alla città di Parigi. Con il cappellino del Milan perché oggi gioca la Supercoppa. Ha bisogno di particolare supporto perché in questo periodo è un po' ballerino. Ci ha detto Reda esserci la vera statua della libertà. Reda, è andato a questo spot. Spot bellissimo. Esatto. Oggi è una bellissima giornata, c'è il cielo pulitissimo senza nuvole, ma adesso si sta alzando un po' il vento, quindi inizia a fare freschino. Quindi consiglio per chi viene a Parigi, va benissimo anche questo periodo perché poi ci sono pochi turisti, quindi riesce a fare tutto. Abbiate tante cose per coprirvi dal vento perché è freddo. Ne abbiamo visti già tantissimi di corridori. Bel balconcino. Questo è il ponte. Alessandro III. Alessandro III. Bellissima questa zona qua. Poi con sto sole. Sì, è bellissimo. Ah, Les Invalides. Guarda che bello. Sì, non si vede molto in video. L'hotel des Invalides fu costruito intorno al 1670 da Luigi XIV per ospitare 4.000 invalidi di guerra. 14 luglio 1789, allo scoppio della rivoluzione, gli insorti fecero irruzione nell'edificio e prelevarono 32.000 fucili per poi dirigersi verso la Bastiglia. E l'hanno presa alla fine? Spoiler! 14 luglio, no? Esatto, ci sono questi viali giganteschi che collegano tutto. Qua magari l'estate viene la gente un po'... Da Parigi bene? Da Parigi bene, ti chiamano i bobo parigini, vengono tutti qua a prendere il loro picnic, il champagne, si gode il tramonto del sole. Stiamo attraversando il ponte Alessandro III, andiamo verso il Louvre e via. Salutiamo anche la Tour Eiffel, concorrenza. Parlando di diseguaglianza di Parigi, posto bellissimo, però gente che purtroppo vive in strada, ce n'è tantissimo. Siamo ripassati qua da Place de la Concorde. Esatto, abbiamo detto tutto il tempo che è una zona molto regale, questa effettivamente lo è un po' il simbolo della regalità, soprattutto lo era nel periodo della rivoluzione. A sinistra Champs-Élysées, spogli, e a destra Giardino delle Tuileries. C'è l'asso che tiene da Louvre, l'Obelixo e l'Arco del Trionfo. Okay. Qua c'è il Giardino dei Tuileries. Louvre ci abitava il re della Francia, poi l'hanno trasformato in un museo. Si capisce che è la piazza più grande perché appunto ieri ci siamo limitati a una zona, ma sarebbe anche tutto questo che è un cantiere. L'abbiamo preso dolce. Com'è? Buonissimo. Stiamo andando verso il Louvre. Là c'è l'obelisco, qua c'è la fontana spoglia e Reda ci ha detto che solitamente qua c'è la ruota panoramica. Che adesso però non c'è. Questi giardini mi ricordano tipo Bridgerton, sai, quei giardini dove i reali vanno a passeggiare, a conversare. Eccoci al gigantesco Louvre. Cavacca, non pensavo così grande. Infatti bisognerebbe tipo venirci due giorni per vedere tutto. La destinazione è andare a vedere la Gioconda. Esatto. Sì. Ci sarà un gran casino lì. Arco impalcato totalmente ed ecco la piramide. Siamo al Cocorico. Siamo al Cocorico? È proprio lui. Forza Milan! C'è un botto di fila, ma si possono prendere i biglietti online anche per chi è minore di 25 anni. Signore e signori, mesdames, messieurs, ecco il Louvre. Siamo Reda, che ci ha fatto da guida, ci ha fatto vedere degli spot bellissimi, dei vialetti eccetera, stupendi. Purtroppo non posso rimanere di più perché dovrei andare in un'altra città, però ha fatto piacere pure a me, abbiamo girato e ci vedremo d'estate. Esatto, ci rivedremo. Grazie mille Reda. Ciao ragazzi. Iniziamo il nostro giro intorno al Louvre. Ecco il Louvre. Finito, grazie mille. Grazie a lei.
stiamo entrando un po' prima, sono le 2:20, era un male tra, però per ora non ci hanno detto niente. Arrestati a lui. Eccoci entrati. Non so se hai notato, ma siamo suonati entrambi ai controlli. Sì, però nessuno ci ha controllato. L'immensità di questo posto è incredibile. Andiamo alla ricerca da Gioconda. Siamo dentro, finalmente. Ok, adesso bisogna un attimo della mappa. Sempre 0 euro, ricordiamolo. Sì, ok, allora vogliamo andare dalle sale. Da 600 a 663 ci sono le cose che più... Però in realtà anche la scultura sarebbe carina. Ok, siamo al piano 1, dove dovrebbe esserci la Gioconda. La cerchiamo. Anche come Nike. Nike. Ah, come Nike. Sempre la Deca non nomina mai nessuno. E là ci sono i pittori italiani. Andiamo a vedere, sono tutti dei pittori italiani. Ma che palle fare una roba così grande. Ovviamente un botto di gente, tutti qua. Immaginerei di essere qua da sola a passeggiare in questi corridoi luminosissimi. Purtroppo però viviamo in un mondo con 8 miliardi di persone, quindi la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Mi piace tantissimo il fatto come tutto sia simbolico. Tutte le mani, i movimenti delle mani, delle dita, ha un significato. A me invece piace quel... Eccoci, è proprio lei. Infatti c'è tutta la gente qua, addirittura si fa la fila per andare a farci. Per avvicinarsi. Ah, un bel riassuntino del genere umano. Dovremmo davvero far la fila per una cosa nostra? Dai, buttati dentro. Cioè, mi vuole convincere, ma qui mi fa fare sempre a me queste cose. Cioè, nel senso, non è che dice io mi butto dentro, mi dice buttati dentro. Dai, buttati dentro, non se ne accorge. Fai finta di uscire, però andando all'indietro. Ecco che te lo viene a dire. Ah, qua puoi stare lì, no. Sgridata? Sgridata? Sgridata al Louvre. La sei diventata di principio. Let's go. No, fila. Italia. Ti do il... Tieni, guarda. Mission complete. E ricordiamolo, l'italiano non fa la fila per la Gioconda. Cosa innovativa è stata che tutto il paesaggio dietro la Gioconda è posizionato in maniera prospettica. Sì, però, poi insomma, è diventato mega commerciale. Ci sono tantissime altre opere d'arte che sono magari che trasmettono più emozioni. Non lo so, magari mi sbaglio. Vabbè, sicuro sì, sono tutti dei caproni e si buttano perché si buttano gli altri. Io in primis. Siamo nella sala francese, ci sono i miei pittori preferiti, i pochi che conosco. No, non ci credo, ma ci hanno cancellato il volo di ritorno. Pensavo fosse uno scherzo, invece purtroppo no, è vero. Vero, e tra l'altro siamo proprio al Louvre, non prende niente il telefono. Dovremmo capire come fare, perché noi domani alle 22 saremmo dovuti tornare. Dobbiamo vedere a che ora è il volo prima, perché dopo è impossibile che ci sia. Palle. Eccoci nel suo habitat, antichità egiziane. Il giorno prima del volo, alle 2:52, mi dice che il volo è stato cancellato. Se io provo a fare gestisci prenotazione, mi dice o di richiedere il rimborso o di cambiare il volo. Provo a fare cambia volo. Domani non ce ne sono. Dopodomani esaurito. Il primo disponibile è il 21, tra 3 giorni. Quindi uno dovrebbe trovarsi un hotel, cazzi suoi, oppure strapagare un altro volo. Grazie Ryanair. Fidanzatona è completamente abbattuta. In pratica abbiamo scoperto che domani, giorno del nostro volo di ritorno, c'è uno sciopero nazionale. Per questo il nostro volo è stato cancellato. What? Adesso dovremo decidere se stare un'altra notte a buttare altri soldi tra hotel e ricomprare un volo, oppure buttare meno soldi in un Flixbus di 15 ore che ci riporta a casa.
Allora, dopo una crisi, un dramma, ieri dicevo che volevo andare all'opera, l'ho creata io, un'opera drammatica per il fatto che ci avessero cancellato l'aereo. Alla fine abbiamo trovato una soluzione, ovvero quella di tornare non domani ma dopodomani. Abbiamo trovato un altro hotel, un altro volo e comunque proprio uno sciopero nazionale di tutta la Francia. Cioè, anche nel sito del Louvre c'è l'avviso che potrà subire ritardi l'apertura oppure addirittura di non aprire alcune sale, cioè. E niente, saremo qui per un giorno in più. Uno sciopero nazionale, infatti parlavamo sugli Champs-Élysées, dei gilet gialli, sì, eccetera, e noi ci siamo beccati proprio uno sciopero nazionale, incredibile. Sì. Quindi giovedì, cioè chi è che fa gli scioperi di giovedì? Chi è che torna? Venerdì, così si fa il weekend lungo. Dopo questo pomeriggio movimentato siamo usciti. Una volta che parli passa una polizia, un'ambulanza. Incredibile, mi stanno cercando. Abbiamo mangiato in un posto molto carino, trovato totalmente per caso. Già è stata una giornata pesante. Sì. Abbiamo fatto il video stamattina. Molto bello. Louvre, che è stato molto bello, sì, però verso la fine non ce lo siamo goduti per il pensiero ovviamente dell'aereo cancellato. Esatto. Siamo passati qua al Bataclan, dove purtroppo nel 2015, se non erro, c'è stata una brutta strage. Abbiamo pensato di passare, di dedicare questa piccola parte di video perché è vicino al nostro hotel e in un qualche modo ci piaceva rendere omaggio alle vittime, dedicargli un pensiero anche in questo vlog. È assurdo pensare a quello che sia successo, ma è molto bello vedere come sia ripartito tutto dopo anni, come si sia riusciti a tornare alla normalità, come dovrebbe sempre essere. Un bel locale dove fare musica e condividere arte e spettacolo. È stato emozionante vedere come, dove c'è stata morte, dove c'è stata tristezza, dove è successa una cosa brutta che segna. Oggi insomma si è tornato il locale a vivere, come veramente l'essere umano si è portato a ricreare vita dove c'è stato un botto di morte, a ricreare cose positive dove ci sono state cose negative. È una cosa che fa stare meglio mentalmente, non so, perché poi è una cosa collettiva che si fa tutti insieme ed è bellissimo passare lì davanti, vedere persone di ogni età che escono da un concerto, tra l'altro, che c'è appena stato. Sì. È ufficialmente l'ultima volta che ci svegliamo in questo hotel e vediamo questa via. In cui come posizione eccetera siamo stati molto bene, sì, però dal momento che avevamo bisogno, cioè vedi due ragazzi che hanno bisogno, gli hanno cancellato il volo e ti chiedono possiamo stare un'altra notte, quanto ci faresti pagare? Ah, 250 euro per una notte, quindi vaffanculo. All'hotel. Il danzatore se le lega queste cose? Sì, me le lego. Se le lega. Iniziamo malissimo perché la metro è chiusa. Come si poteva immaginare, anche qua sull'iPhone dice Kim Kardashian si aggiudica. Ah no, la Francia sciopera contro la riforma delle pensioni di Macron. Tutti i principali sindacati in piazza, quindi addirittura ci saranno le manifestazioni. Ma sai qual è la cosa più bella, mo? Guarda qua cosa dice. Non succedeva da 12 anni. Oh, prendiamola con filosofia. Abbiamo anche detto, ah, perché noi italiani dovremmo fare come i francesi, protestare quando le cose non ci vanno bene. E mo ci tocca subire anche cosa significa che altre persone protestino, ecco. Sì, infatti prima glielogiavo, adesso possiamo dirlo. Rivoluzionari di me. Baguette parisienne da prendere assolutamente. L'aria è decisamente tesa. Sì, c'è proprio un'aria di tensione. Ed è totalmente pieno di camionette, ambulanze, di continuo. Adesso vediamo dove finiamo. Let's go. Ci sono anche la maggior parte dei cestini che non hanno il sacco, quindi proprio stanno scioperando tutti. E sono pronti a delle manifestazioni perché spesso li incendiano i sacchi. Io pensavo scioperassero quelli che li cambiano. No, cioè invece vari... secondo me in realtà è perché gli danno fuoco. Come lettura ci sta di più questa, in effetti. Siamo fatto un paio di acquisti. In una libreria, sì, come vedete dietro. C'è la polizia. Sono dei controlli, sì, in corso. Sì. Adesso controlleranno anche noi. Giallo sicuro lo controllano, sì, perché ogni volta che c'è la polizia che fa dei controlli, se sono con lui, primo, si controllano. La situazione sta un attimo sfuggendo di mano. Ci sono sei camionette qua parcheggiate, sì, sembra che stiano aspettando qualcosa che succederà a breve. Allora, ci hanno appena controllato, ci hanno appena controllati lo zaino, ci, sì, sta, perché c'è un gran casino pieno di polizia. Là c'è tutto qua il corteo, c'è il corteo, sì, dei sindacati, immagino. Qua c'è un botto di gente e ci sono poliziotti super bardati. Ogni
ogni ingresso della piazza Place de la République, giusto? Certo. Ci sono camionette poliziotti e poliziotti che controllano tutti, esatto, all'entrata. Non passa nessuno finché sembra tipo un controllo di sicurezza. Fanno esatto. Tutti gli zaini, controllano. Che ansia. No, scherzi a parte, molto ansiogena. Che altro perché, cioè, ti fa pensare, o da una parte sono ben organizzati e prevengono, che ci sta, oppure prevedono invece che le cose andranno a degenerare, quindi si preparano. Fanno passare col rosso e via. Ok. Sta diventando, scherzi a parte, una situazione abbastanza preoccupante. Siamo venuti al cimitero du Père Lachaise. Eccoci dentro. Al Père Lachaise, il cimitero più visitato del mondo. È gigantesco, 44 ettari di cimitero. C'è un sacco di gente famosa sepolta qua, tipo Oscar Wilde, tipo Jim Morrison, tipo Edith Piaf, tipo Molière. Chopin, che sembra di passeggiare, non lo so, in un giardino di monumenti. Questo di notte non è che sia il massimo, eh? Qua ci sono tutti i nomi. E qua c'è la cartina dove trovarli. Infatti ci siamo appena organizzati. Bello impegnativo, sarà lunga. Ci sono tante persone non francesi che sono sepolte in questo cimitero, perché per essere sepolti in questo cimitero basta essere residenti a Parigi. Quindi per questo c'è tipo Jim Morrison, Chopin, che penso essere tedesco, Oscar Wilde, che è irlandese. Forse Chopin polacco, non lo so, comunque non ci sono solo francesi. Fu costruito nel 1804 perché cambiarono politiche, smisero di fare i cimiteri proprio all'interno del quartiere per motivi anche igienici, soprattutto perché erano pieni. E per i francesi fu una grande sofferenza essere sepolti fuori dal loro quartiere. Perché gli dava fastidio? Perché, non so, io sono sempre stata in quel quartiere. Ah, perché volevano stare lì, in quel quartiere. Volevi morire, Madonna, nel tuo quartiere, mia. Non volevi essere sepolto fuori. Ho notato questa cosa, che la maggior parte delle tombe con un vetro non ce l'hanno più perché sono state profanate, comunque qualcuno ha provato a rubare le cose al suo interno. Esattamente nel loro habitat, cioè qualsiasi posto faccia paura, troviamo i corvi. Sono molto antiche perché non si vede neanche più la data. Questo è un vero e proprio monumento con i gargoyle. Questa è la tomba di Pierre Abelard, colui che ha fondato questa abbazia. Pubblicò anche un trattato sulla Trinità, c'è scritto qua in questa placca, che poi fu condannato dal concilio di Soissons del 1120. Verso sé, il mondo a sé, questo cimitero. Lì c'è la tomba di Jim Morrison. Tra l'altro, uno dei facenti parte del famoso club dei 27. Non solo sticker, ma anche gomme da masticare. Neighbors rimarrà con Jim. Qua siamo alla tomba di Géricault, che voi direte che cacchio è, anch'io l'ho detto. È quello che ha fatto questo dipinto, Zattera della Medusa. Tra l'altro è nato il giorno del mio compleanno, cioè io sono nata il giorno in cui è nato lui. Siamo arrivati da Chopin. Comunque davvero grande, se venite fatevi un itinerario prima, perché non pensavo fosse così grande. È gigantesco ed è anche difficile orientarsi. Siamo da Oscar Wilde, scrittore irlandese, che ha scritto Il ritratto di Dorian Gray. Eccolo. Sono stati obbligati a mettere questo vetro perché ammiratrici e ammiratori dal mondo venivano e baciavano la tomba, lasciando... Lo fanno tuttora. Non si vede, ma ci sono una serie di baci. No, si vede. Anche soldi, vedo delle monete. Monete, fiori. Penne. Tutto per Oscar Wilde. Baci e qualcuno è riuscito a darli anche dentro prima di mettere il vetro, immagino. Avvisano di rispettare, ecco, la tomba.
nato a Dublino e morto a Parigi. Ultima tappa, Edith Piaf, cantante tipo di La Vie Rose, sicuramente la conoscete. Sepolta con la sua bimba di 2 anni. C'è proprio qua, sulla via, Voltaire, la rivoluzione. Dobbiamo cambiare hotel per forza. Volevamo chiamare per la prima volta un Uber. Perché non ci sono le metro funzionanti. Qua non arriverà mai e quindi adesso proviamo a spostarci un po'. Sì, e più che altro che è un'ora di distanza. Un'ora a piedi. Sì. Abbiamo già fatto 9 chilometri, siamo abbastanza stanchi, poi abbiamo le valigie appunto. Vedremo. Surreale. Questa è la situazione. Sono molto pacifici in realtà. Sì, no, molto pacifici. Però c'è tanta di quella gente che... Pensavamo di allontanarci, invece è ovunque. Io non ho mai visto in vita mia una manifestazione così grande. E noi siamo con le valigie. Gente ovunque. Stipato ovunque, stipato di gente ovunque. Noi dobbiamo attraversare tra l'altro la strada, dobbiamo andare dall'altro lato. Sono tutti molto tranquilli e noi adesso penso metteremo via il telefono perché sì, dobbiamo attraversare. Poi sì, almeno ti confonde bene tra la folla perché ha la baguette nello zaino. Ho le zapande della patria. Parlando di alto streetwear, se avete tanti soldi passate dal Bape Store a Parigi, che è bellissimo. Noi non li abbiamo, quindi siamo passati, ma l'unica cosa che ci piaceva era un cappellino da 125 euro. E non è questo. Joe alla fine mi ha convinto a tornare. Ho dovuto comprare una maglia e vale la pena soltanto per il sacchettino. Però neanche pagata tantissimo rispetto agli standard di Bape. Tra l'altro siamo tornati e abbiamo conosciuto una ragazza che lavorava lì, che ci aveva già addocchiati prima, siciliana. Ragazza italiana, esatto. Ci aveva addocchiati perché ci ha sentito parlare in italiano. E poi ci ha detto, posso aiutarvi? È stata molto carina, quindi se volete passare da Bape, non passateci, costa un sacco. Dopo un'ora e mezza di camminata siamo arrivati nel nostro nuovo hotel. Siamo vivi dopo 4 km a piedi. Siamo arrivati nel nuovo hotel e fa cagare. L'hotel più brutto della Francia. L'hotel più brutto della Francia. Ma ormai c'è questo da è fatto, fare, quindi... non possiamo fare altrimenti. Per fortuna che ci stiamo solo una notte, che non è tutto il nostro soggiorno in questo hotel. Finita così questa giornata. Ed è la sua prima volta. Vediamo la partenza! Vediamo la partenza! Buongiorno, ieri abbiamo avuto una disavventura con il monopattino che non ci faceva finire la corsa, però l'assistenza ci ha risposto in tempo. Non so se avete sentito all'inizio il trapano, effettivamente stanno trapanando alle 10 di mattina. Ecco, grazie. Non piangere, piccola. Ultima mattina a Parigi, ultima colazione. Speriamo, con il mio... Speriamo, perché è vero, non si sa ancora. Siamo un po' addormentati. Ieri comunque non volevo assolutamente usare il monopattino. Infatti. Però no, è stato divertente. Consigliato. Ah, avrei una cosa da dire riguardo al quartiere latino. Prima di tutto, niente di che, quartiere normalissimo. Ti dicevano un bel quartiere, così. Ma fa un po' cagare, sinceramente. Poi vi diamo dei consigli. In generale a Parigi, specialmente nel quartiere latino, se dovete uscire per andare a mangiare, fatelo presto, perché alle 22 era già chiuso praticamente tutto. Sì. Cioè noi ci siamo, tra virgolette, svegliati tardi. Abbiamo trovato quasi tutto chiuso. Siamo andati in un pub a mangiare, però i vari ristoranti eccetera chiudono molto prima. Altro consiglio che vi do: se fumate, fate male, smettete. Però se venite in Francia e fumate, compratevi le sigarette prima di arrivare qua, perché ho preso un pacchetto di Hits, le ho pagate 7,50 euro. Sembra una bella giornata, ma come abbiamo scoperto sulla nostra pelle, a Parigi non si sa mai, potrebbe iniziare a piovere da un momento all'altro. Abbiamo comprato, come ricordo, il giornale, tra l'altro 3,30 euro, una rapina a mano armata. Così ci ricorderemo di questa manifestazione.
così potrebbe sembrare anche bello. Non è che non sia bello, semplicemente è più freddo, meno caratteristico. Ci sta di più viverci qua. Grande Parigi, che ha le toilette pubbliche aperte 24 su 24, non so come siano, se siano pulite o meno. Siamo all'ultimo pranzo, poi ripartiamo, speriamo. Siamo tutti strettissimi qua, però è un bel posticino. Stupe! Buon appetito! Sì, abbiamo piazzato perché abbiamo mangiato bene e sono tutti super carini, cioè anche qua, cameriere, ma in generale sono tutti molto carini col pubblico, quelli che abbiamo incrociato. Ristorazione tantissimo. Ristorazione tantissimo. L'unico, quello dell'hotel. Sì, quelli degli hotel un po'. Quelli degli hotel non ci sono piaciuti. No, ristorazioni sono troppo carini, cioè, una certa dici. Tutto bene? Non lo sappiamo. Sì, no. Stiamo aspettando il nostro Uber. Abbiamo preso Uber perché sennò dovevamo farci mezz'ora a piedi e prendere una navetta che costava praticamente 8 euro, come l'Uber. Mentre l'Uber sono 26. Quindi 8 più 8, 16, 10 euro in più. Ci risparmiamo mezz'ora e andiamo direttamente all'aeroporto. In macchina, questo è il mio ciuffo ribelle. Arrivati al secondo aeroporto che proviamo di Parigi. Questo qui, Orly, è molto più vicino. Sì. È a 15 km sì. dal sud di Parigi. Niente, ci salutiamo, ringraziamo la France, speriamo di arrivare sani e salvi. Bellissima Parigi. Bellissima Parigi, sì. Comunque, aeroporto di Orly, molto più bello di quello di Beauvau. Assolutamente, più sì. Più curato, più grande, più efficiente. Dal gate. Sì. C'è una postazione PS5. È finita anche questa avventura, grazie mille per aver finito di vedere anche tutta la parte 2. Se non avete visto la parte 1, recuperatevela. Ci rivedremo presto, sia per altri vlog, sia per altri format. Se vi è piaciuto questo video, mettete like e commentate. Diteci dove vorreste vederci andare in giro. E soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie mille.